Si registrano ancora disagi in materia di trasporti, in particolare per raggiungere la Calabria, ma non sempre i problemi vengono dal territorio. Nel caso particolare, oggi diverse persone che dovevano prendere un volo da Bologna con destinazione Crotone, alle 13 sono rimaste a terra. La compagnia aerea in questione è l'Italia Tour Airlines. Noi abbiamo raccolto le lamentele di una ragazza crotonese in attesa di notizie ufficiali da circa 3 ore e mezza. Siamo qua a aspettare all'aeroporto di Bologna dall'una che parta questo volo, non c'è nessuno che ci assiste, nessuno che ci dà informazioni. L'unica informazione che ci hanno dato è che c'è un problema amministrativo, praticamente come se la compagnia aerea non avesse pagato il carburante e quindi non gli fanno fare carburante e non ci fanno partire. Nessuna comunicazione ufficiale è giunta invece dalla compagnia prima delle 17. I passeggeri rimasti per ore nell'aeroporto bolognese sono stati anche rassicurati di una possibile partenza entro le 16.30. Assicurato che alle 16.30 dovevamo partire, però siamo ancora qui. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno impedito all'aereo di fare la tratta prevista. Voci di corridoio parlano di mancati pagamenti e quindi assenza di carburante. Sì, sono voci che stanno circolando, che il problema amministrativo è appunto questo del carburante, ma anche alla polizia ci hanno dato questa risposta, però ovviamente non è una notizia ufficiale. Tutti gli altri, sia aeroporto di Bologna sia Italia Tour, ci stanno lasciando abbandonati a noi stessi. Infatti probabilmente se non partiamo faremo una denuncia, non so se singolarmente o collettivamente, contro la compagnia. Dal canto suo la compagnia aerea risponde. Non so dire che tipo di problema c'è stato, ma quale la causa è un po' di portare l'ombra.